Ora c'è il salto di qualità. Il salto di qualità che poiché nella legge 219 tutto questo già si prevede e si prevede che davanti poi a queste rinunce e interruzioni scattino, come dice la professoressa Cartabia, la palliazione, le cure palliative. E l'ordinanza della Corte dice facciamo attenzione perché in effetti nel momento in cui si apre questa logica del rifiuto e anche dell'interruzione e questo accompagnamento, e qui torna il tema dell'alimentazione e idratazione, e cioè se si trattasse solo di un rifiuto di possibile di trattamenti in qualche modo dove la tecnologia è molto significativa, allora qui avremmo anche le categorie dell'accanimento terapeutico che non furono applicate nel caso Welby, ma non furono applicate non perché Welby non lo sentisse come accanimento terapeutico, ma per evitare che diventasse una sorta di protocollo sanitario. E cioè l'accanimento terapeutico nel momento in cui viene a qualificare una certa situazione di terapia come possibile accanimento terapeutico, poi si riverbera su anche tanti altri pazienti che viceversa non hanno quel livello di non sopportazione o insofferenza. Ma l'accanimento terapeutico è doveroso, invece l'interruzione. Facciamo attenzione. E quindi quello era il motivo per cui la giurisprudenza saggiamente non ha qualificato in quel momento storico quella vicenda che oggi diremmo c'era tanto di accanimento terapeutico. Oggi in una rivisitazione anche un po' di pensiero diremmo un po' tutti che la concezione dell'accanimento terapeutico va anche collegata al grado di soggettività del paziente stesso. Non è soltanto da intendersi in senso oggettivo come protocollo sanitario, ma anche come percezione del paziente rispetto a quel trattamento e quella terapia. Ecco, se invece è proprio l'alimentazione e l'idratazione, ci rendiamo conto che questa legge del 2017 forse non è più tecnicamente una legge sul fine vita, perché la concezione del fine vita implica che si sia nell'imminenza o comunque in prossimità della morte, ed è anche il motivo per cui interrompere un presidio tecnologicamente avanzato ci fa dire un po' a tutti è chiaro, adesso la tecnologia potrebbe portare talmente avanti quando un tempo finiva lì. Diverso è il tema dell'alimentazione e dell'idratazione, perché in questo caso è un ausilio che consente in qualche modo di alimentare e idratare il paziente, che si può fare anche manualmente e si poteva fare anche manualmente. E qui c'è il caso del DJ Fabio, perché la sua patologia non era terminale, era una situazione per lui insopportabile che portava anche del dolore. Ci sono dei video molto toccanti del DJ Fabio che racconta anche situazioni personali di impossibilità tra l'altro di provvedere lui a tanti fastidi, che è anche umiliante dal punto di vista della dignità del paziente stesso, ma che tuttavia il decorso sarebbe stato molto lungo, nel senso è un caso di disabilità molto grave, ma la disabilità di per sé non è una situazione di fine vita, ci mancherebbe altro. E allora in questo passaggio il punto cruciale, e cioè di una situazione che non è fine vita, ma che lo diventa nel momento in cui si interrompe il presidio vitale dell'alimentazione e idratazione, quello in fondo si voleva. E con grande trasparenza i radicali dicevano qui in Italia dovremmo arrivare a una soluzione che contrasta con la dignità, e cioè noi possiamo anche immaginare che rifiuta tutto e poi piano piano, lentamente, ci sarebbe a un certo punto un ricovero e quindi anche una palliazione, con un spengersi di quella vita che porterebbe anche forse maggiori sofferenze. Di qui la richiesta di interromperla subito. Questo è un po' il cuore di questo salto di qualità. E qui la Corte Costituzionale in fondo fa, nel momento in cui voi avete previsto nella legge 219 del 2017 questa possibilità anche di interrompere questi presidi vitali, diventa complicato immaginare che c'è una logica diversa rispetto a chi, chiedendolo legittimamente, poi non vuole questo decorso lento, probabilmente di maggiore sofferenza, ma vuole immediatamente interrompere. Questo
potrei dire che rispetto alla legge del 2017 è il punto che poi fa dire alla Corte quanto con l'ordinanza sta esprimendo. C'è però un passaggio delicatissimo che riguarda il ruolo del medico. Perché sulla legge, e articolo 1,6, il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario, quindi anche idratazione e alimentazione, o di rinunciare al medesimo. Quindi la categoria giuridica del rifiuto e della rinunzia sono parificate definitivamente in questo articolo 1,6. E in conseguenza di ciò il medico è esente da responsabilità civile e penale, anche dall'articolo 580 codice penale, nei limiti in cui interrompa ma non ponga in essere un comportamento attivo per provocare la morte, e questo è il salto di qualità, questo invece non sarebbe possibile. Il paziente, si aggiunge, non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, e questa è una legge, quindi a questo punto il trattamento sanitario contrario a norme di legge deve però comprendere anche quanto è previsto nella legge 219. Alla deontologia, e questo sarà, ritengo, sommessamente il punto critico dell'attuazione dell'ordinanza anche in chiave legislativa, perché qui c'è un tema importante sulla deontologia del medico, e cioè abbiamo dei punti, dei capisaldi, potremmo dire, della deontologia plurimillenari che vengono dal giuramento di Ippocrate, che vietano la somministrazione di un farmaco per interrompere un'esistenza, che io ritengo che non sia possibile estirpare dalla categoria dei medici. La Corte parla eventualmente prevedere l'obiezione di coscienza, ma non è sufficiente, cioè i costituzionalisti molto raffinati ci hanno detto e ci hanno insegnato che mentre le procedure di revisione costituzionale si possono fare quando si va dagli articoli 13 in su, ci sta un cuore della Carta Costituzionale che non è modificabile neanche col processo di revisione costituzionale, perché sarebbe un sovvertimento dei principi ispiratori di quell'ordinamento, ordinamento democratico. Io temo, rispetto all'attuazione dell'ordinanza, che lì ci sia un passaggio importante. Non è un caso che proprio il Presidente dell'Ordine dei Medici ha detto: noi non ci chiedete di essere noi coloro che in Svizzera interrompono quella vita, non è rivolto a noi come categoria, non parliamo del singolo. Considerate che questo articolo 6 dice che il paziente non può esigere, quindi non c'è una pretesa giuridica, ma non significa che non ha la libertà di chiederlo, e poi si dice dopo che il medico non ha obblighi professionali, ma il non avere obblighi professionali non significa che poi ci sia invece qualche medico che asseconda quella pretesa. Considerate anche come itinerario storico che noi usiamo adesso questo articolo 1,6 proprio entrando nei limiti delle richieste del paziente. Questo era stato pensato per tutt'altro, e cioè per i vaccini, le sperimentazioni, per la cura di Bella. Cioè il legislatore, quando l'ha scritta, aveva in mente tutte quelle terapie sperimentali non collodate e non acclarate nei nostri protocolli, che nella loro incertezza possono essere richieste al medico, ma il medico non ha nessun obbligo di adempiere a quella richiesta. Era questo l'equilibrio trovato, se si va a rileggere il dibattito parlamentare, era questo il motivo di quello. Dopodiché è scritta e quindi viene utilizzata anche invece per verificare quali sono quelle richieste del paziente dove il medico legittimamente può dire no. Forse ce lo dirà, immagino, il professor Spagnolo, ma nella concezione di, ed è il terzo elemento per cui il medico può rifiutarsi della richiesta, le buone pratiche clinico-assistenziali. Le buone pratiche clinico-assistenziali non sono giuridificate in un testo di legge. Qui tra l'altro entriamo nei protocolli internazionali, qui c'è tanto di deontologia, ma tantissimo, ma neanche la deontologia del codice dei medici italiano. Qui c'è un discorso internazionale. Allora la identificazione di una buona pratica clinico-assistenziale, che io riterrei non può essere un atto eutanasico, giammai, e cioè se c'è quella richiesta non può configurarsi come buona pratica clinico-assistenziale, a meno che invece in un dibattito a questo punto a livello globale si introduca anche questo elemento.
a dire che qualcosa forse si risolve con l'ordinanza e anche col Parlamento, se dovesse essere adempiente, ma ci sono delle zone esterne ai contenuti legislativi che inevitabilmente torneranno in sede giurisdizionale. Inevitabilmente torneranno nella sede giurisdizionale, perché abbiamo a che fare con una disciplina che per la sua natura non è rigida, è determinata soltanto da disposizioni di legge, ma da pratiche, da liceità o illiceità, soprattutto da un punto di vista di protocolli e deontologia. E su questo passaggio ritengo che ci sarà una fatica particolare poi nell'identificare soprattutto i soggetti che avrebbero il compito di interrompere il trattamento, o meglio, di interrompere il trattamento e somministrare un farmaco letale, perché questo sta chiedendo sostanzialmente la Corte, per essere chiari. Sta chiedendo di non attivare la palliazione. Molto interessante quello che dice la professoressa Cartabia. Prima c'è quella proposta, poi se c'è il rifiuto di quella proposta si potrebbe arrivare a quella seconda richiesta. E su questo la difficoltà è intervenire su questa legge. E cioè, mentre mi sembrerebbe possibile e anche neanche particolarmente difficile intervenire sull'articolo 580 del codice penale, per come è impostata questa legge, tutta legata alla relazione medico-paziente, perché tutto questo discorso sconta di quel dialogo. Addirittura per la prima volta nella legislazione italiana è stabilito che questa relazione è la necessità di proporre e spiegare cos'è la terapia, quindi il momento del consenso informato, e tempo di cura, definizione normativa per la prima volta. Che significa che tempo di cura? Significa che è stata giuridificata la relazione medico-paziente con quello di più importante, che è l'informazione del paziente, che tutti noi sappiamo che spesso è un'informazione burocratica, no? C'è un modulo, poi uno preso anche dall'emotività, firma tutto ovviamente, non è che si mette a leggere le clausole. Invece no, è tempo di cura, significa che se ci vuole un'ora, il medico sta lì un'ora e spiega nel dettaglio che cosa succede. Sarà anche una rivoluzione dentro la categoria dei medici, immagino, perché significa da parte loro una responsabilizzazione ad altissimo livello. E allora diventa complicato che all'interno di quella relazione di cura si inserisca anche una proposta invece interruttiva della vita, quando quella relazione di cura è permeata proprio di quella deontologia che sono i cromosomi dell'arte medica. E questo passaggio, che vedo difficilissimo da disinnescare in questa legge, perché la legge si regge tutta su questo profilo qui. Se si elimina questo passaggio di quella relazione di cura, dove le due autonomie, quella del paziente e del medico curante, sono allo stesso livello, poi il paziente determina alcuni esiti, ma l'autonomia del medico può anche dire no, non sono d'accordo io su questo, in questi limiti. Contrarietà alla buona pratica clinico-assistenziale, contrarietà alla deontologia, contrarietà alla legge. E su questi passaggi occorre davvero, in modo anche molto ampio, suscitare una riflessione, perché il rischio è che il tema del DJ Fabo sono temi che un po' riconducono una volontà fortissima, appunto radicale. Ma noi abbiamo le vicende di fragilità umana che abbiamo quotidianamente nelle corsie d'ospedale. Non c'è questa certezza, non c'è questa immediatezza nel rifiuto o meno. E, per concludere, le legislazioni, soprattutto di stampo anglosassone, che hanno forzato molto la mano su questo principio di autodeterminazione, l'hanno fatto quasi sempre a seguito di una riforma del sistema sanitario. A dire che il tema dell'efficienza e il tema dei costi incide anche sulla prospettiva della qualità della vita, non direttamente, ma indirettamente. E cioè, nella definizione di qualità della vita che dà anche la giurisprudenza common law, c'è anche spesso il tema dei costi. E il tema dei costi, che è interessante, ci mancherebbe, anche nel qualsiasi bioeticista ti dirà che ci stanno i costi, ma i costi
hanno una diversa incidenza sulle fragilità. E cioè c'è la persona completamente informata che fa la sua battaglia estrema, e ce ne sono decine di migliaia che invece in qualche modo sanno e non sanno, e soprattutto se dietro c'è un motivo efficientista della struttura, si può in qualche modo, in modo un po' implicito, attivare delle forme di abbandono. E quelle forme di abbandono poi, in forza di una certa autodeterminazione, inevitabilmente portano poi al paziente a chiedere invece un'interruzione immediata. Sta un po' nelle cose. Allora, questi sono i passaggi di delicatezza, perché alcuni di noi rifiutano radicalmente il tema dell'eutanasia. Non perché non ci sia questa libertà da parte del singolo, ma perché nel momento in cui la legge la cristallizza, la legge ha sempre una funzione esemplare, è sempre traccia degli orizzonti, e accanto a persone pienamente consapevoli ce ne sono altre che viceversa, dentro un percorso che diventa anche culturale, non soltanto legale, inevitabilmente hanno delle proposte in più, che non saranno certo quelle del medico perché avrà la palliazione, poi, però intorno sì, ci sono delle condizioni dove non tutti hanno un familiare vicino, non tutti hanno un assistente vicino, non tutti hanno una persona che insomma gli vuole bene a quella persona. Allora su questi profili io invito che, in questo senso la magistratura ha una grandissima sensibilità perché ha a che fare con i fatti di vita, e l'ho anche dimostrato nel decennio, ma questo profilo è un profilo che rimarrà sempre irrisolto nella legislazione. Nel dibattito, immagino anche pomeridiano, suggerisco anche di introdurre questi elementi che, come vedete, avete visto, sono più legati a dato biologico e atto umano che non al dispositivo dell'ordinanza. Vi ringrazio.